Iscriviti al canale e non dimenticare di cliccare sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che viene pubblicato un nuovo video. Oggi celebriamo la memoria di Santa Rita d'Acascia, conosciuta in tutto il mondo come la Santa dei Casi Impossibili. Nella sua vita, Santa Rita ha dimostrato un'indomabile forza d'animo nel superare le sfide più ardue, diventando un simbolo di fede incrollabile, di perdono e di compassione. Nella sua umiltà e nel suo amore per Dio, ha offerto un esempio straordinario di santità e di dedizione. Mentre ci prepariamo a rivolgerci a lei in preghiera, ci uniamo a tutti i devoti di Santa Rita, invocando il suo aiuto e la sua intercessione nei nostri bisogni. Facciamo nostro il suo spirito di resilienza, riconoscendo che nonostante le difficoltà che possiamo incontrare, con la grazia di Dio nulla è impossibile. Così, nel giorno della sua festa, ci rivolgiamo a Santa Rita, con cuori pieni di speranza, chiedendo il suo sostegno e la sua guida. Preghiera a Santa Rita per la pace in famiglia. O Dio, autore della pace e custode amoroso della carità, guarda benevolo e misericordioso la nostra famiglia. Vedi, o Signore, come spesso in discordia e come la pace si allontana da essa. Abbi pietà di noi. Fa che ritorni la pace, perché tu solo ce la puoi concedere. O Gesù, Re di pace, ascoltaci per i meriti di Maria Santissima, Regina della Pace, e anche per i meriti della tua serva fedele, Santa Rita, che arricchisti di tanta carità e dolcezza da essere angelo di pace ovunque vedesse discordia. E tu, cara Santa, prega per ottenerci questa grazia del Signore sulla nostra famiglia e su tutte le famiglie in difficoltà. Amen. Preghiera a Santa Rita, modello di vita. Santa Rita d'Acascia, modello delle spose, delle madri di famiglia e delle religiose, io ricorro alla tua intercessione nei momenti più difficili della mia vita. Tu sai che spesso la tristezza mi opprime, perché non so trovare la via d'uscita in tante situazioni dolorose, sia materiali che spirituali. Ottienimi dal Signore le grazie di cui ho bisogno, specialmente la serena fiducia in Dio e la calma interiore. Fa che io imiti la tua dolce mitezza, la tua forza nelle prove e la tua eroica carità, e chiedi al Signore che le mie sofferenze possano giovare a tutti i miei cari e che tutti possano essere salvi per l'eternità. Preghiera per i casi impossibili e disperati. O cara Santa Rita, nostra patrona anche nei casi impossibili e avvocata nei casi disperati, fate che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione e allontani l'ansietà che preme così forte sopra il mio cuore. Per l'angoscia che voi sperimentaste in tante simili occasioni, abbiate compassione della mia persona, a voi devota, che confidentemente domanda il vostro intervento presso il Divin Cuore del nostro Gesù Crocifisso. Oh, cara Santa Rita, guidate le mie intenzioni
in queste mie umili preghiere e ferventi desideri. Emendando la mia passata vita peccatrice e ottenendo il perdono di tutti i miei peccati, ho la dolce speranza di godere un giorno Dio in paradiso, insieme con voi, per tutta l'eternità. Così sia. Santa Rita, patrona dei casi disperati, pregate per noi. Santa Rita, avvocata dei casi impossibili, intercedete per noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sotto il peso e tra le angosce del dolore, a voi che tutti chiamano la Santa degli impossibili, io ricorro nella fiducia di presto averne soccorsi. Liberatevi, prego, il mio povero cuore, dalle angustie che da ogni parte lo opprimono, e ridonate la calma a questo spirito che geme, sempre pieni di affanni. E giacché riesce inutile ogni mezzo a procurarmi sollievo, totalmente confido in voi, che foste da Dio prescelta per avvocata dei casi più disperati. Se sono di ostacolo al compimento dei miei desideri, i peccati miei, ottenetemi da Dio ravvedimento e perdono. Non permettete, no, che più a lungo sparga lacrime di amarezza. Premiate la mia ferma speranza, ed io darò a conoscere dovunque le grandi vostre misericordie verso gli animi afflitti. O ammirabile sposa del crocifisso, intercedete ora e sempre per i miei bisogni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.